Che cos'è un power player e cosa significa fare power play? Ed è giusto? È bello? Parliamone insieme qui su Dungeons and Cutsage. Salve ragazzi e bentornati su Dungeons and Cutsage. Oggi parliamo del power play. Questa è la serie Parliamone, lo dico sempre per quanto riguarda questa serie. È un pretesto per poter esprimere le mie opinioni e per ascoltare le vostre. Le leggo sempre, le ascolto sempre e spero che il mio pensiero possa evolversi man mano che ascolto le vostre considerazioni in merito agli argomenti di cui parliamo. Detto questo, ragazzi, non ho la verità in tasca, lo dico sempre, sono opinioni e le opinioni vanno sempre a crescere, a modificare, ad ampliarsi. Quindi questa è la premessa. Quindi spero nessuno si arrabbi, ma confrontiamoci. Parliamone, lo faremo anche in diretta su Twitch, quindi seguite le nostre live anche su Twitch. Ragazzi, che cos'è un power player? Prima di rispondere a questa domanda, parliamo di come molti di voi hanno sentito parlare per la prima volta di questo termine, no? Il power player, che cos'è? La parola stessa fa vedere come sia un gioco potente. Power play, un gioco appunto forte, potente. Power player è un giocatore forte, un giocatore potente. E spesso scommetto che chi di voi non ne ha mai sentito parlare, se non adesso per le prime volte, ne avrà sentito parlare con una connotazione negativa. Cioè fare power player è sbagliato. I power player sono il male. Fare il power player è un qualcosa che non andrebbe fatto. Ma perché? Che cos'è? Perché ragazzi, se ragioniamo, e da qui partiamo. Immagino che chiunque di noi, quando gioca a un gioco di ruolo, quando gioca a un GDR, noi stiamo parlando principalmente di Dungeons and Dragons, ma non solo, vuole creare un PG, quindi un personaggio piuttosto performante, quindi molto forte, che ha un gran numero di incantesimi, che abbia un gran numero di punti ferita, cioè non vuole un personaggio debole, vuole un personaggio forte, soprattutto per chi comincia, soprattutto chi vuole giocare combattivo, comunque a chi fa piacere avere un personaggio debole? È bello giocare un personaggio forte. Non è una regola quello che ho detto adesso, a chi fa piacere. Sono gusti, io. Ma andremo avanti, ne parliamo fra poco. Però ragazzi, di base, la prima volta che uno fa una scheda, appena sente parlare di Malus, dice: Malus, non ne voglio Malus, no? Oppure vorrei alzarle tutte, potendole alzare tutte quante le caratteristiche. Vede, soprattutto chi viene dal videogioco, le statistiche basse, le caratteristiche basse, come appunto un qualcosa che non va bene. Mentre più sei forte, meglio è. Si sale di livello, si ricerca di essere i più forti possibili. Quindi, di base, cosa c'è di sbagliato nel power player? Perché uno pensa, beh, power player è una persona che vuole giocare un PG forte. E dato che la maggior parte di noi vorrebbe, se non tutti, giocare PG forti, siamo tutti d'accordo. Qual è quindi il problema, ragazzi? Ragazzi, come dico sempre, dipende. È una risposta un po' parasedere, ma dipende, è vero. Dipende da cosa vogliamo giocare, come vogliamo giocarlo, con chi vogliamo giocarlo e quale fine. Qual è il fine? Sempre la stessa risposta. Qual è il fine? Perché ragazzi, vi parlo di me, Felice. Da quando gioco a Dungeons and Dragons, ho sempre voluto creare dei personaggi che fossero molto forti in qualcosa, estremamente forti in qualcosa, ma deboli in altro. Mi piace giocare su degli estremi. Non mi piacciono i personaggi estremamente equilibrati, mi piacciono i personaggi estremi, cioè se io faccio, lo vedete per chi segue la serie, creiamo un PG da zero. Se faccio, che so, un elfo iper agile, di solito metto il malus in forza. Perché? Perché mi piace compensarlo, non necessariamente. Ma se faccio una persona estremamente intellettuale, estremamente logica, razionale, mi piace mettere magari il malus in forza o in agilità. Averlo, cioè creare questa sorta di bilanciamento, di contrapposizione che c'è tra le caratteristiche. Ma estremamente, voglio fare un personaggio che so, un mago lo voglio estremamente intelligente, ma poco forte. Sto facendo un guerriero, mi piacerebbe averlo molto forte, ma magari poco saggio, o poco intelligente, poco colto. Quindi mi piace giocare sugli estremi. Ci sono giocatori, invece, che non vogliono avere estremi, preferiscono avere
un personaggio un po' più equilibrato. Quindi invece che avere questa ratio, no? Questo rapporto tra malus e bonus, preferiscono avere delle statistiche un po' più equilibrate. Ci sta, è un modo di intendere il proprio PG, che può cambiare da campagna a campagna, può cambiare da sessione da autoconclusiva a autoconclusiva o da gioco a gioco, va benissimo. Ma di base, ragazzi, di base nessuno vorrebbe giocare PG più deboli rispetto ad altri, ok? Di base, non necessariamente non è una regola, ma è così. Quindi, per ora, mi viene da dire, ancora non ci vedo nulla di sbagliato nel power player, cioè ottimizzare. Vorrei ottimizzare il mio personaggio, renderlo forte, renderlo potente. Uno penserebbe inizialmente che questo sia il power play, PG forti. Purtroppo invece non è così. Perché ragazzi, c'è un qualcosa che nei giochi di ruolo, non dico che è primaria, ma c'è. Ed è il roleplay. Ed è una coerenza con le capacità del PG, con la storia del PG e con il perché possiede quelle capacità. Quindi adesso possiamo parlare sul perché il power play è visto tanto male, facendo questo esempio. Io mi creo un paladino multiclasse warlock. Meccanicamente ci sta, perché no? Inizio da paladino, dopo che so, un tot di livelli, prendo i livelli da warlock, così mi prendo faccio il palalock, no? Il paladino con gli smite, che si prende appunto l'hexblade, così smito sugli smite, critto col 19, meccanicamente sto facendo qualcosa che è figo. Mi posso anche mettere, che so, il malus in saggezza, chi se ne frega. Però sono forte, faccio gli smite, faccio secchi di dadi di danno, perché no? Ma alcuni direbbero, sì ok, ma paladino perché? Perché sei un paladino? Che giuramento hai fatto? E perché hai fatto questo giuramento? Poi il warlock, cos'è un warlock? Il warlock è un tizio che scopre un manufatto, una spada, che so, l'hexblade, un libro, ha avuto a che fare con un'entità, un debito, un accordo, un qualcosa. Cioè, succede che dal livello, mettiamo che tu dopo il terzo livello vuoi diventare warlock, dopo tre livelli a paladino vuoi diventare warlock, succede che al terzo livello scopri un qualcosa, un artefatto, un qualcosa o un collegamento con un'entità, e quindi in quel momento multiclassi e diventi warlock. Come lo si giustifica però? Se già si parte che tu sei un multiclasse, come l'hai giustificato? Cioè, perché hai fatto questo multiclasse? Meccanicamente? Ok, ci sta. Ma di roleplay? Di coerenza narrativa? Come influisce l'entità su di te? Come influisce il tuo essere paladino, il tuo giuramento, con servire un'altra entità? Capite che si aggiunge una variabile estremamente importante nei giochi di ruolo. Estremamente. Non è secondaria. È importantissima. Ecco il motivo per cui il power play viene visto male. Perché il power play mette la meccanica al primo posto, tralasciando quasi esclusivamente il roleplay. Oppure tirando, cucendo, strappando, mutilando la narrazione e il background, comunque la natura narrativa del PG, in funzione di ciò che andrai a fare meccanicamente. Quindi per le fight, quindi per che ne so, per le interazioni sociali o le situazioni che andrai incontro. Quello è il power play. Power play di base non sarebbe sbagliato, è normale, voglio ottimizzare al massimo le prestazioni del mio giocatore. Ma in funzione una fight, in funzione invece, se invece mettiamo appunto la variabile del perché sei così, ecco che lì è via. Spero che adesso vi sia un po' più chiaro, ma non abbiamo finito l'argomento, non si esaurisce così. Chi gioca a Dungeons & Dragons appunto con una componente forte narrativa, come il gioco comunque spinge a fare, ti invita a fare, non ti obbliga assolutamente, ma è un gioco di ruolo, è fatto così per interpretare un personaggio,
Si capisce che questo power play, cioè giocare finalizzato in questa maniera, può cozzare con quello che è il gioco di ruolo in sé. Ci siamo? Senza contare che, e poi dicevo dipende anche dal party. Se io invece, Felice, voglio giocare un personaggio dove di roleplay dico, guarda, io sono che so un guerriero, però bello multiclasse con, che so, col bardo, lo butto là, quasi quasi divento bardo, però no, che c'entra con il mio personaggio, non lo farebbe mai, sarei più forte, farei più danni, potrei fare cose fighe, sarebbe anche utile al party sotto il punto di vista dei combattimenti, avrei gli incantesimi, ma no, il mio personaggio non lo farebbe mai, quindi continuo col guerriero, non lo faccio, continuo, ok. Questa è una logica che fanno in molti, che giocano di roleplay. Il power player invece dice, se multiclasso parto, uso le azioni bonus, ispiro gli altri, prendo gli incantesimi, divento un caster, cioè questi questi, sai che lo faccio, azione impetuosa, così posso castare due incantesimi, multiclasso bardo, come? Ma vediamo. No, multiclasso, come? Così. Perché vado a scuola da un bardo che mi insegna le cose. Via. Ora, qual è giusto? E qui la risposta è sempre la stessa. Dipende dal party, dipende da che gioco state giocando, dipende dalla dichiarazione di intenti. Perché ragazzi, se non frega nessuno del roleplay e vogliamo giocare tanto per giocare, e va benissimo, allora chi se ne frega? Faccio tre classi, mescolate, prendo quell'oggetto magico di background perché ci è stato concesso in modo tale che poi sblocco quell'incantesimo in quella maniera, e poi prendo quel talento assieme a quest'altro, poi... Perché no? Ci piace? Va benissimo. È una one shot, giochiamo tanto per testare delle classi che non abbiamo mai provato? Perché no, va bene. Ma capite che in un contesto narrativo la cosa è tirata. Possono coesistere le due cose? Sì, possono coesistere. Però non è detto che possano coesistere i giocatori che le intendono in modo diverso. Perché ragazzi, se l'esempio di prima, io guerriero che di roleplay non lo farebbe mai, non multiclasso, ma quello lo farebbe, che cosa si ottiene? Uno sbilanciamento? La risposta è ni. E no, perché di base che tu multiclassi o tu non multiclassi, la quinta edizione è comunque bilanciata. Lo è nel momento, è un sì sbilanciato nel momento in cui tutte le azioni che andrai a compiere nel gioco non le fai da personaggio, le fai da giocatore. Lì diventa sbilanciato se tu concepisci il tuo personaggio come giocatore e non come PG. Se ci sono altre che invece lo fanno diversamente. Per questo dico che bisogna giocare insieme allo stesso gioco, allo stesso modo di giocare. Perché se io agisco da role player e tu agisci da power player, il tuo personaggio vivrà sempre, riuscirà sempre nelle situazioni, perché agirà in modo tale che il mio personaggio invece che gioco da role player, che cosa succede? Che nelle situazioni arriverà anche a morire se necessario, arriverà a mettersi in pericolo. Capite? È un modo diverso di giocare, che non è che uno non va bene e l'altro sì o viceversa. Dipende con chi lo fai, in quale contesto. E qui ripeto sempre, è il contesto, la dichiarazione di intenti, il party, il tipo di gioco. Tutti power player, va benissimo. Nessuno power player, va benissimo. Ma se c'è un power player in mezzo a un gruppo di role player, si troverà male. Non che sia sbagliato farlo. Si troverà male. Viceversa, al contrario, la situazione. C'è un role player in un gruppo di power player, nemmeno si divertirà. Capite? Questo è il punto, uno dei punti principali per cui il power play viene visto male. Uno, perché piega la narrazione alla meccanica, sempre. Due, perché se ti trovi nel contesto sbagliato può non andare bene. Se vogliamo giocare facciamo PvP. Noi nel server di Dungeons & Cats, serve Discord, invito a entrare, abbiamo proprio delle arene del Colosseo dove facciamo PvP, quindi volete fare PvP, venite, c'è PvP continuo, ci si spacca, ci si diverte. Allora ha senso. In altri contesti può non averlo, ma dipende dal contesto. La cosa è appunto che una cosa non è sbagliata rispetto all'altra, dipende dal contesto. Come dico sempre, non sbaglio a fare progressive. Non sbaglia chi fa jazz. Sbaglio io che voglio fare progressive in un gruppo jazz o un jazzista che vuole fare jazz in un gruppo progressive. Capite? Però c'è una cosa che voglio aggiungere io, che per me è importante. Io conosco il manuale.
Non in maniera enciclopedica, anche se faccio tutorial, sbaglio spesso, si vede, infatti mi correggete spesso e vi ringrazio, ragazzi. Ma mi piace studiare gli incantesimi, mi piace studiare le meccaniche, le azioni aggiuntive del manuale, questo e quest'altro, eccetera, eccetera. E qual è il punto? Non bisogna confondere il power play con la conoscenza. Cosa voglio dire? Se io conosco le azioni aggiuntive del manuale del Dungeon Master, o se io so gli effetti degli incantesimi e quindi sapendo l'effetto degli incantesimi so agire, questo non rende me un power player, rende me una persona preparata. Rende me una persona che, conoscendo le regole, le meccaniche, gli oggetti, eccetera, eccetera, sa sfruttarle meglio. Questo non fa di me un power player. Capite il senso? Non bisogna disincentivare la conoscenza. Non bisogna, e questo è l'errore che spesso si tende a fare, non bisogna punire chi studia. Ok? Non bisogna punire chi studia, chi si informa, chi si infogna, perché quello non è power play. Quello è conoscenza. Quello va premiato, non penalizzato. Capite il senso? Uno che non gli frega niente usare le azioni bonus, l'incantesimo figo, usare sempre le stesse cose perché gli importa di ruolare e basta, va bene. Ma se io invece sono il tipo che si infogna e usa l'azione bonus con l'azione impetuosa facendo la combo tra una cosa e quest'altro perché ci sta, e quello non è power play, quello è saper ottimizzare le mie capacità. Quando è power play? Power play è se io agisco solo ed esclusivamente in funzione a questo, dove non mi frega nulla della narrazione, del motivo per il quale il mio personaggio farebbe quella cosa, ok? Ma lo farebbe soltanto perché conviene. Quello è power play. Capite il senso? Quello è power play, ma la conoscenza non è power play. Questa è una cosa che ci tengo a dire. Di solito i power player sono persone preparate, che vogliono ottimizzare le cose, e in quel caso non c'è nulla di sbagliato. Se il Dungeon Master mi consente di scegliere degli oggetti magici, e io dico, perfetto, io conosco gli oggetti magici, li conosco perché li ho letti tante volte, li ho studiati, eccetera, eccetera, e vado a scegliermi l'oggetto magico che in combinazione a quell'altro capacità che ho mi boosta tantissimo il PG, perché no? Cioè, se invece il tizio che non ha mai letto gli oggetti magici, non se ne frega niente, non lo vuole fare, e si piglia il primo oggetto magico che gli capita perché si scoccia a leggere gli altri, e poi accusa me magari perché sono power player, lì dico, aspetta, non confondiamo il power play con la conoscenza. Solo perché tu non l'hai letti abbastanza, non vuoi leggerli abbastanza, non ti ci vuoi impegnare un pochettino di più, non è che mi devo penalizzare io. Questo è ciò che sto dicendo, ragazzi. Dobbiamo stare attenti a non confondere le due realtà. La conoscenza con la voglia di ottimizzare indipendentemente perché voglio essere solo forte. Io voglio solo rompere i deretani. In quel caso è power play. Se invece io voglio ottimizzare utilizzando le giuste strategie, perché è giusto farlo, voglio farlo, ma non agisco solo per questo, perché poi magari nel roleplay sono anche pronto a sacrificarmi, cadere, sbagliare sapendo di sbagliare, mettermi da parte. In quel caso è diverso. In quel caso è diverso. Piccolo aneddoto: il mio primo PG è stato un paladino, Paul Arm Sentinel, col malus in destrezza, che ignorava volutamente le trappole e andava in prima linea perché di roleplay lui riteneva l'eccessiva prudenza viltà. E io giocavo così. Ero fortissimo per alcune cose, perché ero un po' l'Arm Sentinel, che smaitavo come se non ci fosse un domani, sapevo tutte le regole aggiuntive del manuale del Dungeon Master, quindi facevo, arrampicavo sulle creature, facevo cose allucinanti, prove di lotta, cose particolari, però avevo il malus in destrezza, ed ero il primo ad andare dove c'era il rischio di cadere, c'era una corda sospesa, io andavo per primo, c'era una stanza, forse c'è una trappola, c'è una stanza, entro! Lo so che il power player non sarebbe entrato. Avrebbe detto faccio la prova di questo, quest'altro, oppure prendo il lato, faccio capire. Io, ottimizzatissimo paladino, entravo. Questa è la differenza che c'è tra l'ottimizzazione
ma con il roleplay, come gioco io, è il roleplay puro. Il power player puro. Il power player, come dicevo, nella stanza non sarebbe entrato perché avrebbe perso punti ferita e avrebbe detto controllo, faccio la prova, la rifaccio, uso il vantaggio, uso l'ispirazione, quest'altro. Avete capito l'esempio, la differenza che c'è, ragazzi? Questo è molto importante, perché altrimenti si rischia di abbassare l'asticella. Il fine, concludo il video dicendo questo, che il fine non è per evitare il roleplay, il power play, ci abbassiamo tutti. No, la tendenza deve essere sempre, conosciamo sempre di più il gioco. Leggiamo sempre più il manuale, informiamoci sempre di più online, con i video, con gli articoli, eccetera, eccetera. La tendenza deve essere conosciamo sempre di più. E non, power player soltanto perché giochi bene. Io non seguo il calcio, ma io dubito che un calciatore fortissimo oggi sia un power player. Semplicemente uno che si è allenato, ok? Cosa diversa è essere rubi per giocare. È diverso. Non è un esempio perfettamente calzante, ma avete capito, non confondiamo il merito dato dallo studio, mantenendo comunque, ricordando che si è role player anche, con quello che vuole solo soltanto vincere e fare danni. C'è una bella differenza. Il power player sono il male, sono sbagliati? Assolutamente no. Ma dipende dal contesto, come sempre. Un party di power player che dicono, ragazzi, ce la facciamo power player, giochiamo semplicemente a fight, ti diverti tantissimo, ci sta, serve farlo. Un power player in un party di role player non va bene. Non va bene. Perché non si diverte lui, non si divertono gli altri, si cammina su binari diversi e spesso anche in direzioni diverse. Quindi bisogna stare ben attenti. Detto questo, ragazzi, questo è un argomento meraviglioso, che io ho riassunto in 20 minuti, ma vorrei ascoltare le vostre opinioni. Che cos'è secondo voi? Cosa ne pensate? Se andrebbe abolito, oppure se ci sta un minimo di power play anche in un gruppo di role player. Voglio sentire tutte le vostre opinioni. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, e ci vediamo a un prossimo video qui su Dungeons & Cutsage.